cari fratelli e sorelle, ci ritroviamo per condividere insieme questo terzo giorno della nostra novena a San Gaetano. E prima di tutto, prima di cominciare con la riflessione odierna, vorrei ringraziare a tutti voi che ci state accompagnando in questi giorni di preghiera e di preparazione per la grande festa del nostro Santo. E per questo terzo giorno siamo venuti a un posto molto importante, sia per Gaetano che per tutta la Chiesa. Siamo nella chiesa di Santi Silvestro e Dorotea in Trastevere, una chiesa nella città di Roma, come il suo nome l'indica, nella zona del Trastevere, sempre comunque nella zona del cuore della Roma paleocristiana. Siamo venuti in questa chiesa perché qui si trovavano i membri della confraternita del Divino Amore. Dopo il suo passaggio non tanto felice per la curia romana, come ci raccontava padre Umberto nel primo giorno, dove San Gaetano si trova con una curia romana preoccupata piuttosto per gli affari personali, le cose mondane, e non tanto per portare avanti una vita santa, molto meno per la santità della Chiesa. Dopo questa esperienza San Gaetano si trova qui invece con un'altra esperienza diversa, l'esperienza dell'oratorio del Divino Amore, una esperienza forse non così nuova per lui, e diciamo che forse non è un'esperienza così nuova o sconosciuta per lui, perché questo dell'oratorio del Divino Amore a Roma ha i suoi origini nell'oratorio di San Girolamo, nella città di Vicenza, città d'origine del nostro santo. Poi possiamo vedere a Genova un'altra esperienza come quella dell'oratorio di San Girolamo, ma invece qui ci troviamo l'oratorio del Divino Amore di Genova, chiaro, e grandi personaggi come per esempio Santa Caterina. E dopo questa esperienza a Genova, questi oratori del Divino Amore arrivano alla città di Roma. Per capire un po' cosa fossero questi oratori, dobbiamo pensare che ci troviamo alla fine del XIV secolo, inizi del XVI, un periodo molto difficile per la Chiesa Cattolica, dove il bisogno della riforma veramente si fa sentire. E per questo quelli che, come San Gaetano, avevano a cuore questo desiderio, riescono qui a incanalare tutte queste forze, tutto questo che Dio stava già suscitando nei loro cuori. E possiamo prendere come riferimento questa esperienza di Genova, perché vedremo che un po' lo spirito sottostante in tutti gli altri oratori è più o meno lo stesso. Si dice nel numero 1 dello Statuto di Genova che quello che si cerca con questa esperienza dell'oratorio del Divino Amore è piantare, radicare nel proprio cuore l'esperienza del profondo amore divino, del amore di Dio. Ecco perché Caterina disse che chi volesse partecipare di questa confraternita, di questa compagnia, dovrebbe essere umile di cuore. Possiamo accennare anche quattro elementi che sorgono da quella comunità di Genova. Da una parte una vita di pietà, poi la regola del segreto, cioè nessuno doveva sapere, nessuno che non appartenesse a questa comunità doveva sapere chi partecipava, chi faceva parte di questo oratorio e nemmeno quale opere si realizzavano all'interno. Secondo, la pratica della carità verso i più bisognosi. E per ultimo, la limitatezza nel numero. Cioè, come diceva Santa Caterina, dove c'è una moltitudine, lì stesso c'è la confusione. Possiamo dire dunque che mentre in quella comunità di Genova la partecipazione era maggioritaria dei laici, qui invece ci sono dei laici, però principalmente sacerdoti e chierici. Poi, mentre in quella comunità di Genova la legge principale sarebbe quella del ora e del lavora, qui invece non mancano le opere di misericordia, tra quelli la fondazione di ospedali o le case per le convertite. Però invece qui si cerca piuttosto la rinnovazione nello spirito tramite una vita di pietà e una maggior partecipazione alla vita sacramentale. E soprattutto
Ed ecco qui la grande novità, la cosa fondamentale, sia per Gaetano che per tutta la Chiesa. Qui si cerca piuttosto di dimostrare con la propria vita la via della giusta riforma, ovvero la riforma della Chiesa che avviene a partire dalla riforma di se stesso. Poi un'ultima cosa, tra tante altre che si potrebbero segnalare di questa Chiesa, che considero importante, è questo piccolo quadretto dietro di me sulla pala dell'altare maggiore. Questo piccolo quadro della Madonna del Divino Amore è un dipinto del finale del secolo XV. Dunque possiamo dire con sicurezza, pienamente sicuri, che davanti a questa immagine della Madonna, Gaetano chiese a sua madre Maria di far diventare la sua anima ghiacciata in fuoco, di accendere il suo cuore nel divino amore. Dunque, cosa significò per Gaetano il passo per questo posto, per questa chiesa, per questo oratorio del divino amore? Qui San Gaetano scoprì, o meglio, riuscì a sviluppare una fede che veramente tocca la propria vita, una fede che veramente lo interpella e lo porta a cercare di avanzare ogni giorno nella virtù, ovvero cercare una vita di santità. D'altronde, un'esperienza dell'amore di Dio che veramente tocca le fibre più intime del cuore e per questo viene testimoniata con la propria vita. Preghiamo dunque in questo nostro terzo giorno della novena San Gaetano perché possiamo avere una profonda esperienza del divino amore, dell'amore di Dio, che veramente tocca il nostro cuore e trasforma la nostra esistenza. E finalmente che con questo cuore infiammato dal divino amore possiamo anche illuminare gli altri e portare avanti una esistenza che parli di riforma personale, perché possiamo mettere al servizio della Chiesa ma anche del mondo un cuore riformato come quello di Gaetano, un cuore che ama come ama il cuore di Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato a San Gaetano un'ammirabile fiducia nella tua provvidenza, un pieno distacco dalle cose terrene e una ricchezza di doni celesti, concedi a noi, che invochiamo la sua protezione, di sperimentare l'aiuto della tua provvidenza e di cercare sempre il tuo regno. Per Cristo, nostro Signore. Amen. San Gaetano, patriarca dei chierici regolari, prega per noi. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.